camminato con la pioggia e il vento. Ho riso spesso e qualche volta ho pianto, e cento e mille volte son rimasto solo io. Ma ho sempre fatto tutto a modo mio, a modo mio, a modo mio. Avrò sbagliato, ma a modo mio. Na, 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 na. Scritta per Gianni Nazzaro da Claudio Baglioni nel 1972. Benvenuto. Ciao Gianni. Gabriella, scritta solo da Claudio Baglioni. Io non ho mai scritto niente di quello che ho cantato. Però hai interpretato magistralmente. L'interprete, questa è la mia. E non è da poco, eh? Vabbè, insomma, mi pare che insomma certo. Sia due è un, terzi. È un bel passaggio di testimone, cioè l'autore scrive e si augura che ci sia qualcuno che riesca a fare, a mettere in mostra bene quello che lui vuole, quello che lui vorrebbe. Poi nel caso di Claudio, voglio dire, nulla di più facile, perché lui, a parte il fatto che gli è piaciuta come gliel'ho cantata io, poi la portai a Sanremo questa canzone, poi l'anno dopo, che nell'iter di quello che è il mondo della discografia, un autore cantautore che dà una sua canzone ad un altro ha il diritto di incidere la stessa canzone solo un anno dopo che sia quindi, stata. Insomma, lui un anno dopo l'ha cantata e voglio dire Claudio canta, insomma. Beh, quando poi si crea questo magico incastro, la canzone vola. Certo. Allora, Gianni Nazzaro nasce a Napoli e nasce in una famiglia di artisti. Papà Erminio era un fantasista di fama internazionale, tu lo accompagnavi nei recital, ecco. E la mamma lo accompagnava alla chitarra, mamma Immacolata, è no, vero? Bambina sì, forse qualche volta qualche l'avrà volta pure accompagnato, non ti voglio contraddire, l'avrà pure accompagnato. Una volta nella sua vita, perché mammina accompagnava papà facendogli da valletta, lei era una valletta, calze a rete, tacchi a spillo, il coso, come si chiamano quei cosi, i bustini, come si portavano all'epoca? Un pagliaccetto, diciamo, poi fratelli, un fratello che compone canzoni, sorella che canta, come si fa a crescere una famiglia di artisti? È bellissimo perché il primo di tutti era papà, era nostro padre che... il suo modo di essere artista anche fuori dalle quinte, quindi dentro casa, era una sua prerogativa, ce l'aveva nel DNA. Lui ci veniva a svegliare la mattina quando eravamo tutti lì a dormire nel ronfio tremendo del sonno pesante, e lui veniva con una chitarra dentro a questa stanza, immaginati alle 8 di mattina, svegliatevi, e ci faceva le canzoni. Essere svegliato così ti dà già un... Poi lui era un mattacchione, era uno che si voleva divertire e l'ha voluto lui poi alla fine. Se io canto, Esmeralda scrive poesie, Anna Maria pure canta e Maurizio compone. Tu poi infatti a 15 anni, tu dici, l'ha voluto lui, tu a 15 anni hai fondato, mi sono un po' documentata, un gruppo che si chiamava i Bohemians. I Bohemians. E io Buddy, Buddy e i Bohemians. Ecco. Cioè. Hai iniziato a 15 anni, ma tu quindi il sogno di fare il cantante, cioè, era quello che volevi, dalla vita, cioè non hai mai pensato ad altro, voglio fare il cantante. Assolutamente sì, oddio, in qualche momento c'è stato anche qualche, così, volevo andarmene a fare il pilota di Formula 1. Ma... sulla velocità ci torniamo dopo. Tu vai di gran corsa, sulla velocità ci torniamo. Sì, no, ma fare poi, il pilota? Aspetta, attenzione, chi si intende di questo settore, quello dell'automobilismo, basta sfogliare un'enciclopedia. I miei diretti discendenti sono Carlo e Felice Nazzaro, primi piloti, mi pare, della Fiat, che raggiunsero la velocità vorticosa di 100 km all'ora. Cioè, erano dei corridori velocità... i miei discendenti. Troppe sì. Macchine ho rotto io per questa cosa. Ecco, però invece con i dischi non ne hai rotti di dischi, insomma. Volevi, hai detto, fare il cantante. Volevo fare il cantante a tutti i costi. Cantavo già con mio padre. Mio padre mi chiedeva negli ultimi tempi che lui lavorava, mi chiedeva, cioè, dai, fammi poco compagnia stasera, mi sento un po' solo. Io lo accompagnavo, avevo 11 anni. Eravamo in un night dove papà si esibiva per gli americani della flotta. In alcuni night ritrovi napoletani come il San Francisco, lo Snack Pit,
molti lo conosceranno sicuramente, insomma, lui si esibiva in, questo, in questi locali, a metà del suo spettacolo di rumorista imitatore, diceva, guardo tra la folla un ragazzo, vieni qua, mi chiamava, io salivo. Volontario dicevo, anonimo. Dice, tu come ti chiami? Io dicevo Gianni, e di cognome? E io dicevo Nazzaro. Ah, allora sei mio figlio, se la accorgeva in quel momento che era mio figlio, la sua ironia non cedeva mai. E lei diceva, che cosa fai nella vita? Dico, guarda, io canto. Ah sì, allora facci sentire. Io cantavo due canzoni, Only You, che era dedicata tutta al pubblico americano, e io te vorrei passare che invece era dedicata al pubblico americano, perché gli americani amano moltissimo. Io so poi canzone. Tra l'altro che tu sei debole per la musica americana, Elvis Presley, però diciamo che hai cominciato molto presto con lo pseudonimo, prima ce l'hai detto, Buddy, Buddy. A cantare imitando perfettamente le voci di Celentano, di Morandi, di Bobby Solo. Lo facevi così bene, questo lo vorrei ricordare al nostro pubblico, che questi tuoi dischi vendevano ma cifre impressionanti. A un certo punto sei stato notato, quindi nel 68 arriva Solo Noi, che canti da solo con il tuo nome vero, a un disco per l'estate. Poi arrivano i trionfi nelle maggiori gare canoniche dell'epoca, Sanremo, e poi Canzonissima, arrivano Bianchi, Cristalli, Sereni, arriva A Modo Mio, che abbiamo appena ascoltato. Vorrei chiederti se con tutto questo successo, che arriva tanto in fretta, in velocità come le tue macchine amate, tu come ti sentivi? Ti sentivi re del mondo, come ha detto Cameron, quando ha vinto Titanic, l'Oscar, o no? No, mi è capitato già di rispondere a questa domanda. Credo di aver risposto così, perché poi resetto tutto nella mia vita. Io non ci capivo niente. Non ci ho capito niente. È stato così vorticoso e veloce che erano gli altri che mi dovevano dire, già, ma tu hai visto stasera davanti a te? Quando, perché poi la prova del 9 ce l'hai sempre in piazza, quando dico piazza dico locale, teatro, quello che sia. Quando ti esponi, quando vai a lavorare dal vivo, quella è la prova del 9. Se la gente c'è vuol dire che qualche cosa hai seminato di buono. Io davanti, lavoravo davanti a platee che erano, quando erano pochi 5.000, quando erano tanti erano pure 20.000. Cristiani che mi venivano a sentire urlando, strappandosi i cosiddetti capelli. Poi c'erano le femminucce, diciamo. Eterogeneo, è sempre stato. Quella è anche un'altra favola della che si racconta su di me. Io ho avuto sempre un pubblico molto eterogeneo. Misto, però, insomma, indubbiamente l'aspetto ha giocato. Ha giocato, sì, in tutte le cose. E niente, quindi loro poi, i miei musicisti mi dicevano: Gianni, ma tu hai visto che è successo? No, io non ho visto niente, non so più zaccini. A gigantate banzaccini. Ecco, l'ho vissuta così io, la mia. Allora, avrei voluto viverla in un altro modo. Ecco, adesso tra poco lo capiamo meglio quello che stai dicendo, che poi è una frase importante, no? Ma c'è una nota un po', un tasto a cui sei sensibile, giustamente. C'è stata una concorrenza, un amore, odio, insomma. Massimo Ranieri, no? Massimo Ranieri, voi in comune avevate tantissime cose. Allora, cominciamo dalla voce un po', no? La canzone melodica, la casa discografica, alcuni autori delle canzoni. Le origini, il look da bravi ragazzi, insomma. Quasi i quartieri molto vicini, i quartieri perfino dove siamo questo. Io San Ferdinando, lui Santa Lucia. Quanto ha pesato questo binario? Guarda, non ha pesato parallelo. Manco per niente. Siamo stati sempre dei buoni amici, lo siamo tuttora, e ci vogliamo bene, ci stimiamo. Io stimo Massimo in una maniera che manco lui se l'immagina, secondo me. E non, niente, è stato che poi voglio dire, quello è stato un periodo in cui, se vogliamo, erano di più quelli che facevano la stessa con Morandi, Reitano, Nazzaro, Ranieri, e perché qualcun altro che adesso mi sfugge. Non c'era solo. Ora giustamente tu sottolinei il fatto di Ranieri, perché Ranieri era quello più vicino a me, intanto perché era napoletano, eccetera, eccetera. Ma ripeto, è stato per me un convivere, è quasi uno stimolo, se vogliamo, in qualche modo, che poi diventa un gioco. È uscito lui che ha fatto Rose Rosse, ah, mo ti faccio vedere io. Insomma, è una specie di gara. Una sorta. Senti, di gara, ma tra amici. Gianni, restiamo ancora un attimo nel viaggio della tua vita, prima che tu invece ci racconti, sai che tutti gli ospiti che si siedono qua ci portano un viaggio che scelgono. Volevo chiederti, a un certo punto arriva ancora un altro brano, Non voglio innamorarmi più. In realtà mai. Le passioni nella tua vita hanno giocato un ruolo bello. Correggi, forte. Non voglio innamorarmi mai. Mai, non voglio, ancora peggio. Non voglio innamorarmi mai. Peggio, invece certo. Tu ti sei innamorato spesso, la passione nella vita conta, nella tua ha contato. Sì, moltissimo. Io se non mi innamoro non faccio niente. Io faccio tutto per amore, solo per amore. Se non mi innamoro non scatta nulla dentro di me. È un sentimento estremamente importante per me. Ma che mi hai chiesto tu, scusami? Ti ho chiesto quanto le passioni
hanno giocato un ruolo sulla tua vita? Tu, totale. Ti ho risposto. Perché cantavo quella canzone? Perché sapevo che in qualche modo volevo comunicarla a chi amavo. Tu però hai amato anche molto, no? Ho amato, ma poche volte, ma ho amato. Hai amato. Senti, allora, sei stato, questo è il tuo viaggio, poi ci rispostiamo sulla vita, sul tuo viaggio della vita. Del resto anche questo fa parte di quel viaggio. Sei stato in Nuova Guinea, a me questa cosa mi ha incuriosito. Papua, non sei stato per motivi professionali? No, sì, cantavo a bordo di una nave. Ah, quando? Quando? Diciamo che questo risale a forse 10 anni fa. Giù di lì, se non sono 9 sono 10. E niente, un contratto che avevo stipulato con la Costa Crociere, lo possiamo dire, no? E dove praticamente io dovevo esibirmi un paio di spettacoli nel reparto, nel night della nave, e godere poi il beneficio di 20 giorni quasi di questa crociera, che era una crociera detta dei miliardari, in quanto era carissima. E toccava Cos'è che ti ha colpito del Nuova Guinea? Adesso, toccava località come la Papuasia, la Nuova Guinea, il Brunei, il Vietnam, Thailandia, cioè, chi più ne ha più ne metta. Basta. Più che non la nave, no? Quando sei arrivato. Quando sono arrivato, quella è stata la cosa che mi ha colpito. Sono arrivato in Nuova Guinea dopo 34 ore di aereo. Una roba inimmaginabile. Io ho fatto 4 volte l'Australia, che sono 22, già muori. Lì erano 34 con 4 aerei da cambiare. Insomma, atterriamo nel paradiso terrestre, tutte colline verdi che scendevano nel mare. Una jeep ci aspettava in aeroporto per portarci al porto. Il porto era dall'altra parte della collina. Con la jeep abbiamo attraversato, scoperta tutta la jeep, abbiamo attraversato la collina e siamo passati in alcuni villaggi dove lì abbiamo visto, io ho visto una cosa che mi ha colpito in una maniera straordinaria nel cuore proprio, una scolaresca, erano stati una ventina di ragazzini, tutti puliti, carini, lucidi, con queste treccine e con questi abiti che rompevano nel silenzio e nel colore verde della vegetazione, questi abiti pieni di colore, con questo professore che davanti con una bacchetta li portava con gioia a scuola. E questa fu un'immagine che avrei ho fotografato nella mia testa, insomma. Bello, e l'hai condivisa con noi, bellissimo. Allora, senti, dunque, l'anno scorso ho visto che al Teatro Greco tu hai debuttato, insomma, hai interpretato te stesso in uno spettacolo scritto e diretto da Volio che si intitolava Penso che un sogno così, che era un po' un omaggio anche a Modugno, ma sì. Tu raccontavi la tua vita attraverso allora, le sue canzoni, ecco, sì. Io voglio chiederti, perché tu a un certo punto hai sentito il bisogno di raccontarti in presa diretta, cioè di raccontare la tua vita tra luci e ombre? Dunque, perché? Diciamo che lo spunto è stato forse, non lo so, di natura commerciale, mi sembra un po' riduttivo. No, non lo so, è che un artista a un certo punto si trova a parlare quando viene invitato anche alle feste private. E questa cosa nacque a casa di Enzo Avolio, che poi è stato lui l'autore dei testi. Nacque da Enzo, a casa di Enzo. Lui mi disse, senti, ma tu secondo me il pubblico a te non ti conosce ancora bene, bene, bene. Come cantante fai quello che fai, sei un po' crooner, un po' ed è vero. Però non hai mai fatto uno spettacolo in teatro dove ti sei presentato in un certo modo. Ecco, c'era una fotografia diversa che lui mi suggeriva. Prego? In sintesi, in che modo ti sei presentato? Mi sono presentato in un modo diverso, invece di improvvisare. Io ho amato sempre improvvisare. Io vivo di emozioni e d'amore, come dici te, e di emotività. Il mio spettacolo, Canoro, è sempre diverso, sera per sera, perché lo faccio... Lo compongo all'istante, a secondo di quello che mi comunica il pubblico e tutti i tre. Lui disse basta, Enzo, disse basta, non lo fare più, adesso fai una cosa che io scrivo e ti devi imparare a memoria. Tu e che imparato, ha una sua logica. Hai imparato a memoria, poi... però hai anche rappresentato le tue zone d'ombra, no? In questo spettacolo, anche i momenti bui. Ti sembra? L'hai visto lo spettacolo? Ho visto delle cose e ho letto delle cose. Non mi ricordo queste cose di ombra che dicevo. Allora, tu non te lo ricordi, però prima hai detto una frase, no? Hai detto, la rifarei diversamente la mia vita. Io voglio chiederti questo, la tua vita con tanti successi, anche poi parleremo di quelli attuali, è un po' un treno in corsa, questa è la sensazione che ho avuto io anche rileggendo, ripercolando ieri, e tu ci sei salito velocemente, no? Al volo. C'è qualcosa che faresti meglio o in modo diverso, se ne avessi la possibilità? Qualcosa?
Se avessi la possibilità farei tutto diversamente. Tutto lo riveduto e corretto, però perderebbe appunto parecchia emotività il tutto. Perché secondo me le cose fatte così, anche sbagliate, hanno un'emotività che non ritrovi più. Però ripeto, egoisticamente parlando, io se potessi, rivedrei, smusserei qualche angolo. Smusseresti, ok. Allora, sei stato anche di recente a Buenos Aires, dove sei amatissimo perché anni fa è già stato un tripudio con le tue canzoni, se le ricordavano così bene che ti riconoscono per strada, sì. L'autografi, proprio fanno incetta di autografi. Ci tornerai tra pochissimo. Sì, a ottobre. Hai inciso un disco, adesso sicuramente Giovanni ci farà vedere la copertina del disco. A modo mio, tutto in spagnolo mi sembra, no? Tutto, tutto. Io ho due album, tre album in castigliano. Poi bisogna distinguere, non è in spagnolo ma è in castigliano. Stiamo sentendo, di sottofondo. In castigliano. In pratica è poi la differenza tra il castigliano e lo spagnolo è la io. Si dice io quiero e castigliano. Yo quiero yo. Ti senti a casa in Argentina? Esatto. Mi sono imbrogliato, ripeto, dimmi. Ti senti a casa in Argentina? Io sì, ma io mi sento a casa un po' dappertutto, a dirti la verità, perché sono spirito nomade, proprio ce l'ho dentro questa. Sto bene dappertutto. Senti. Tranne dove non sto bene. E lì magari te ne vai. Allora, Gianni, ascoltami. In conclusione vorrei chiederti, visto che insomma sei saltato in questa. Quando si passano i 50 si può dire, no? Per i maschi è più facile insomma affrontare l'argomento. Insomma, si fanno anche dei bilanci, eccetera, e tu, insomma, ci sei entrato bene, successi in Giappone, America Latina, in Italia anche tante soap, eccetera. Com'è che guardi a quello che chiamiamo un po' scherzosamente il secondo tempo? Che cosa ti aspetti? Che cosa vorresti? Come guardi a questo secondo tempo della tua vita? Ah, allora, tu hai parlato di bilanci. Io ne faccio uno al giorno. Così non ho problemi. Perché fare un bilancio ogni periodo della vita diventa complicato, devi star lì a ricordarti tu e come fai, ma forse è difficile. Io faccio un bilancio, tutte le volte che mi sveglio faccio un bilancio, così su quello sono alla pari. E nel mio modo di vedere la vita io guardo sempre avanti e resetto il passato, lo resetto, non lo cancello, non lo dimentico, lo resetto proprio. Per cui per me il segreto sta proprio lì, guardare avanti e vedere oggi che succede. Amare soprattutto qualsiasi cosa e dire sempre: ah, questa è una nuova giornata che io sto affrontando, che bello, speriamo che ci siano delle sorprese, o costruiamole noi se non ci sono queste sorprese. Bello, allora noi ti salutiamo, non vediamo l'ora di ascoltare tutti i brani in spagnolo, non solo quello che abbiamo intuito e ascoltato in sottofondo, augurandoti un grande successo. Grazie Gianni, e Michele, a ciao, te.